Laudentur Jesus et Maria, benvenuti a tutti amici ad una nuova puntata del Catechismo Romano del Concilio di Trento. Mi permetto di ricordare, anche se questo non interesserà a chi vede le differite, però a chi sta seguendo la diretta, per favore, niente interventi, niente domande in diretta. Come sempre risponderò e interloquirò con le persone che desiderano qualche approfondimento, qualche domanda al termine della catechesi. Siamo alla 17ª puntata di questo ciclo di catechesi, siamo nella sezione dedicata all'articolo numero 9, credo la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi. Abbiamo già visto i nomi della Chiesa, la differenza tra la Chiesa militante e la Chiesa trionfante, chi è escluso dalla Chiesa, i significati del termine Chiesa, e la volta scorsa abbiamo passato in rassegna le quattro note della Chiesa, quindi Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Oggi abbiamo l'ultima parte di questo articolo, cioè le figure della Chiesa nel Vecchio Testamento, un argomento molto interessante. Poi, altro argomento molto interessante, la Chiesa stessa è oggetto di fede. Noi diciamo credo la Chiesa, non credo nella Chiesa. Non è una lezione detta tanto per dire, perché in Dio si crede, perché non è semplicemente oggetto di fede, ma è anche il termine della nostra fede, mentre la Chiesa si crede come verità di fede, perché la Chiesa stessa è oggetto di fede. Lo vedremo. E poi si conclude con i paragrafetti dedicata alla comunione dei santi. In che cosa consiste è la comunione dei santi illustrata all'esempio del corpo umano e quali membri della Chiesa godono dei suoi beni spirituali. Quindi c'è tantissima, come si dice, carne al fuoco, quindi parto subito con la lettura e con il commento onde non perderci in troppe chiacchiere. Le figure della Chiesa nel Vecchio Testamento. Le figure del Vecchio Testamento sono efficacissime per eccitare l'animo dei fedeli e per richiamare alla memoria bellissimi insegnamenti. Per questo, soprattutto gli apostoli le hanno adoperate. I parroci non trascurino questa parte dell'insegnamento che offre molte utilità, un chiaro significato all'arca di Noè, che fu costruita per divino comando solo perché nessun dubbio rimanesse circa il suo significato relativo alla Chiesa. Questa, infatti, Dio l'ha costituita in guisa tale che chiunque entra in essa attraverso il battesimo, rimane salvo da ogni pericolo di morte eterna, mentre quelli che ne sono fuori rimangono sommersi dai loro delitti, appunto come avvenne a quelli che non entrarono nell'arca. Altra figura è quella della grande città di Gerusalemme, il cui nome nella scrittura designa spesso la Chiesa. In essa soltanto era lecito offrire sacrifici a Dio, perché nella sola Chiesa e non fuori si trova il vero culto e il vero sacrificio accetto a Dio. Ah, amici cari, allargo le braccia per chi vede il video. Commentare queste parole come dire, è bellissimo, mi fa anche un pochino spezzare il cuore, perché purtroppo il contesto in cui viviamo adesso non è proprio, ahimè, così. Dire oggi che la Chiesa è stata prefigurata dall'arca di Noè, l'arca di Noè c'è poco da fare, chi era dentro non è morto sotto il diluvio e chi era fuori è stato sommerso dal diluvio. È evidente che l'arca di Noè è stata intesa da tantissimi padri della Chiesa come figura della Chiesa cattolica, quindi dell'unica vera Chiesa di Cristo. E quindi anche quindi l'importanza del battesimo è di far parte della vera Chiesa e di vivere nella Chiesa di Cristo.
E poi c'è la città di Gerusalemme, che è un'altra chiarissima prefigurazione, o se vogliamo anche tipologia, o se vogliamo anche immagine della Chiesa, che culmina poi con la visione della Gerusalemme celeste, nel libro dell'Apocalisse, che scende dal cielo come sposa adorna per lo sposo, no? A Gerusalemme c'era il Tempio, vedete lei? Cioè, l'intelligenza anche nel comprendere le figure, e solo nel tempio si offrivano i sacrifici a Dio, dopo che la religione ebraica andò strutturandosi. Ergo, perché solo nella Chiesa cattolica si trova il vero culto e il vero sacrificio accetto a Dio. Qui, pensare allo splendore del culto, come era un tempo, e vedere certe liturgie di oggi tra messe beat, canzonette e tutto quello che si vede in giro, certo, nella Chiesa Cattolica c'è ancora, grazie a Dio, l'unico vero sacrificio gradito al Padre, che è il sacrificio di Cristo, quindi la Santa Messa, eccetera. Però, da un punto di vista, come dire, di splendore del culto, almeno per quanto mi riguarda, sapete che voglio sperare nella possibilità di esprimere, ecco, qualche garbata critica e esternare qualche sofferenza, però, insomma, come adesso è ridotto il culto in tante celebrazioni, Benedetto XVI disse in un noto discorso in tempi non sospetti che stavamo dinanzi ad abusi reiterati, continui, diffusi e al limite del sopportabile. E purtroppo la situazione rispetto a quando lui fece questi discorsi, a me che sto, insomma, abbastanza addentrato sul campo, non mi sembra molto migliorata, ma piuttosto peggiorata. Quindi speriamo che il Signore presto intervenga, faccia qualcosa, ecco, ci liberi in qualche modo. Bene, la Chiesa stessa è oggetto di fede ora. Da ultimo bisogna insegnare in quale senso sia articolo di fede il credere la Chiesa. Certo, ognuno con l'intelligenza e con i sensi percepisce l'esistenza terrena della Chiesa, cioè l'esistenza di un'assemblea di uomini addetti e consacrati a Gesù Cristo. Né sembra vi sia bisogno della fede a capirlo, poiché nemmeno i giudei o i turchi lo pongono in dubbio. Ma soltanto la mente illuminata dalla fede e non dietro considerazioni umane può comprendere i misteri contenuti nella Santa Chiesa di Dio, parte dei quali abbiamo già spiegato. E parte vedremo poi spiegando il sacramento dell'ordine. Dunque, se anche questo articolo, come gli altri, supera le facoltà e le forze della nostra intelligenza, a buon diritto professiamo di considerare la fondazione, gli uffici e la dignità della Chiesa non con gli occhi dell'umana ragione, ma anche con quelli della fede. Infatti, non furono gli uomini i fondatori di questa Chiesa, ma lo stesso Dio immortale, che l'ha edificata sopra saldissima roccia, come disse il profeta. Lo stesso Altissimo l'ha fondata, Salmo 86,5, e perciò si chiama eredità di Dio e popolo di Dio. Quindi, la prima cosa, perché la Chiesa è una verità di fede, perché la sua origine è, anche da un punto di vista storico, oltre che teologico, divina, perché il suo fondatore non è un uomo, ma è il figlio di Dio fatto uomo, quindi è Gesù Cristo. 1. 2. La potestà che ha ricevuto non è umana, ma di attribuzione divina. E come non si può acquistare con le forze umane, così solo la fede ci fa intendere che nella Chiesa vi sono le chiavi del regno dei cieli. Matteo 16,19, che essa ha ricevuto il potere di rimettere i peccati, Giovanni 20,23, di scomunicare,
Matteo 16,19, di consacrare il vero corpo di Cristo, Luca 22,19, e che i cittadini in essa dimoranti non hanno qui dimora stabile, ma ne vanno cercando una futura. Vedete che bello? Tutte queste cose sono verità di fede. Le chiavi del regno dei cieli sono state consegnate a Pietro, quindi vuol dire che se tu vuoi entrare nel regno dei cieli, come fai? Cioè, attenzione che qui l'immagine, perché noi oggi dobbiamo anche capire una cosa, no? Un tempo, io sto in un paesino qui, no? Medievale, un tempo le città avevano le mura e c'erano le porte, no? Il re era colui che aveva le chiavi della città. Le chiavi delle porte che ce l'aveva il re, e poi certamente poi il re le consegnava a persone fidate perché potesse aprire e chiudesse le porte. Quindi l'immagine dell'atte io do le chiavi del regno dei cieli vuol dire le chiavi con cui ha rappresentato San Pietro, no? Che immaginiamo che il regno dei cieli appunto sia come un'antica città medievale, o tu ti rivolgi a chi ha le chiavi per farti entrare lì dentro, oppure tu lì dentro non ci entri. Sta poco da fare. Però questa è una verità di fede. Perché che la Chiesa abbia le chiavi del regno dei cieli, dove sta scritto? Nel Vangelo. Chi l'ha detto? Nostro Signore Gesù Cristo. Ci credi che Gesù Cristo è Dio e che ha detto queste cose? Punto. Devi fare un atto di fede. Ecco. Ancora. Solo la Chiesa rimette i peccati. Questo l'ho detto tante volte. Quando qualcuno vi dice io mi vado a confessare dal Padre Eterno, cosa che anzitutto ditegli che questo prima a dirlo è stato Martin Lutero, lo dicono tutti quanti i protestanti, e tuttora adesso i protestanti si confessano con il Padre Eterno, no? C'è un bravissimo, peraltro, regista americano che credo che faccia parte della Chiesa avventista del settimo giorno, che ha fatto dei film molto molto belli da un punto di vista spirituale, che è Alex Kendrick. Fireproof, Courageous, eccetera, eccetera, sono film belli, però in alcuni passaggi tradiscono proprio il protestantesimo, perché quando si vede la persona che si converte, si mette a piangere in preghiera davanti al Signore e chiede perdono per i suoi peccati a lui, dice io credo che tu mi perdoni, eccetera, eccetera. Questa è la confessione protestante, questa qui. Ok? Cioè io confesso i miei peccati davanti a Dio, credo nella sua misericordia, credo che Gesù Cristo è morto per me e che mi perdona. Fine della preghiera e comincia la vita cristiana. Non funziona così. Non funziona così, no? Perché guardate, io scherzando dico sempre: se potessi evitare di ascoltare le confessioni, vi dico, lo farei. Ma non tanto per la fatica, perché ti trovi sempre dinanzi a situazioni veramente delicate. Confesso che prima di diventare sacerdote dico, ma chi lo sa ascoltare le confessioni che te andranno a dire? Come sarà stare dall'altra parte? Dico, no, 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 per carità, è meglio stare dall'altra parte, è meglio stare dalla parte del penitente, non crediate. Però il problema è che le parole di Gesù sono inequivocabili, che la sera di Pasqua, la prima cosa che ha detto agli apostoli, si era fatto vedere già dalla mamma, da Maria Santissima, da Maria di Magdala, dalle pie donne che hanno fatto gli apostoli degli apostoli, però ci andava agli apostoli, pace a voi, come il Padre ha mandato me, così anch'io mando voi, ricevete lo Spirito Santo a chi rimetterete i peccati resteranno rimessi, questo è il Vangelo che si proclama il giorno di Pasqua. Che cosa vogliamo dire? Quindi i peccati ti sono rimessi nella Chiesa e per mezzo del ministero della Chiesa, se no te li tieni. La Chiesa ha anche il potere di consacrare il vero corpo di Cristo perché il sacerdozio della nuova alleanza, attraverso la linea della successione apostolica, si trova soltanto nella Chiesa cattolica. La Chiesa può scomunicare nel senso che può dichiarare chi è fuori oggettivamente della verità e chi è fuori oggettivamente dalla vita di santità, come dire, con
facendo dei peccati talmente grandi che ti mettono fuori dalla comunione con la Chiesa. E infine è sempre una verità di fede che noi facciamo parte di questo bellissimo organismo che è il popolo di Dio, ma siamo in cammino. Verso dove? Verso il paradiso, verso la patria. La Chiesa, l'abbiamo visto la volta scorsa, racchiude uomini di ogni lingua, popolo e nazione. Cattolica, quindi non è più legata come nell'Antico Testamento a un territorio e a una etnia. Non ci sono territori e non ci sono etnie, sono tutti benvenuti. Qui siamo di passaggio diretti verso il cielo. Ok? Quindi in questo senso la Chiesa è una verità di fede da credere. E pertanto conclude il paragrafo dicendo: bisogna pertanto credere necessariamente la Chiesa una, santa e cattolica. Noi crediamo nelle tre persone della Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, in guisa da collocare in essi tutta la nostra fede. Ma qui, mutando il modo di dire, professiamo di credere nella Santa Chiesa e non nella Santa Chiesa, come vi accennavo all'inizio. Questo per distinguere, anche con la diversità della frase, Dio creatore dell'universo dalle cose create e per attribuire a un dono della sua bontà gli immensi benefici che sono stati conferiti alla Chiesa. Ok? Infine, in che cosa consista la comunione dei santi? Con questi due o tre paragrafetti si chiude, come abbiamo detto, il nono articolo del Credo. Comincio innanzitutto a leggere come al solito. San Giovanni Evangelista, scrivendo ai fedeli intorno ai misteri divini, dà questa ragione del suo insegnamento: affinché voi pure abbiate società con noi e la nostra società sia con il Padre, con il figliolo di Lui, Gesù Cristo. Questa società consiste nella comunione dei santi, oggetto del presente articolo. Sarebbe davvero desiderabile che i responsabili delle chiese imitassero la diligenza di Paolo e degli altri apostoli nello spiegare questo articolo, che non solo è come un'interpretazione del precedente ed è fecondo di frutti assai ubertosi, ma anche chiarisce quale uso debba farsi dei misteri contenuti nel simbolo. Noi dobbiamo investigarli e accettarli appunto per essere ammessi nella grandiosa e beata società dei santi. E una volta ammessi, perseverarvi costantemente rendendo grazie con gaudio a Dio Padre che ci ha fatti degni di partecipare alla sorte dei santi nella luce. Citazione di Colossesi 1,12. Anzitutto si dovrà insegnare ai fedeli che il presente articolo è come una spiegazione di quello precedente intorno alla Chiesa, una santa e cattolica, poiché l'unità di spirito da cui è retta fa sì che sia comune tutto quanto essa possiede. Il frutto di tutti i sacramenti appartiene a tutti i fedeli, i quali con essi, come per mezzo di catene, vengono legati e uniti a Cristo, soprattutto con il battesimo, per il quale, come attraverso una porta, entrano nella Chiesa. Che questa comunione dei santi indichi quella dei sacramenti è manifesto dalle parole del simbolo confesso un solo battesimo. Seguono a questo, prima l'Eucaristia, poi tutti gli altri sacramenti. Infatti, sebbene il nome di comunione convenga a tutti i sacramenti, in quanto ci congiungono a Dio, ci fanno partecipi di Lui, la cui grazia riceviamo, pure si appropria meglio all'Eucaristia, la quale attua questa comunione. Cosa sta dicendo l'articolo? Allora, il mistero della comunione dei santi è un mistero, diciamo così, complesso, che coinvolge varie situazioni. La prima è: comunione dei santi uguale comunione nelle cose sante, cioè noi, membri della Chiesa, abbiamo in comune le cose più sante che esistono. Quali sono? E sono i sacramenti, soprattutto l'Eucaristia. In
Il nome di comunione conviene a tutti i sacramenti. Che questa comunione dei santi indica quelle che dei sacramenti manifesto nelle parole del simbolo, confesso un solo battesimo. Ok? Quindi la comunione dei santi, prima battuta, vuol dire comunione nelle cose sante. Noi abbiamo in comune le cose sante, che sono di tutti, accessibili di per sé a tutti. Basta che se ne abbiano le dovute disposizioni. Poi, la comunione dei santi è illustrata dall'esempio del corpo umano. Nella Chiesa c'è da considerare anche un'altra comunione. Tutto quanto, attenzione, viene praticato con devota e santamente da uno, appartiene a tutti e a tutti giova in virtù della carità che non cerca il proprio vantaggio. Oh, questo è un punto cardine fondamentale, cioè noi, io posso anche fare l'eremita, ok? I battezzati della Chiesa Cattolica adesso sono circa 1.300 milioni, una cosa del genere, 1.250. Se io me ne vado in un eremo, quindi non ho contatti con nessuno, contatti umani. Da un punto di vista soprannaturale, dico, questo è del tutto irrilevante. Cioè, se io dall'interno dell'eremo commetto un peccato, il peccato che io commetto provoca del male alla Chiesa e alle sue membra in maniera infallibile. Questo è il rovescio della medaglia di quello che abbiamo letto. Se io lì faccio una buona opera, quindi celebro una bella messa o che ne so, mi dico una bella ora canonica devota del breviario, pure se sto rinchiuso dentro un eremo, io farò del bene a tutti, i cristiani. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Perché un cristiano, proprio per il fatto che è membro del corpo di Cristo, che è la Chiesa, ripeto, anche se vive solo e umanamente isolato, sta dentro questo tessuto, sta dentro questo circuito. Che ne so, adesso lo farà anche il catechismo, nell'immagine del corpo umano. Dei nostri corpi umani si vedono, Aristotele e San Tommaso li chiamerebbero gli accidenti, quindi le cose che appaiono. Per esempio, il mio cuore a occhio nudo non si vede, non si vede neanche l'anima, ma c'è. Anzi, non solo queste cose, non è che sono, a volte le cose che non si vedono, non solo ci sono. Ma magari sono anche le più importanti, perché senza cuore il corpo è finito e senza anima pure. Ok? Lo prova, continua la lettura, la testimonianza di Sant'Ambrogio, il quale commentando quel passo del Salmo, io sono il compagno di quelli che ti temono, osserva. Come diciamo che un membro è partecipe di tutto il corpo, così diciamo che ciascuno è unito a tutti gli altri che temono il Signore. Perciò Gesù Cristo, prescrivendo la formula di preghiera, ci fece dire il nostro pane e non il mio pane, e così via, affinché considerassimo non soltanto il bene individuale, ma quello di tutti. Quindi, la comunione dei santi, attenzione, è qualcosa di ineluttabile, quindi di ontologico, per questo che, come si sta dicendo adesso, si prega in questo modo, perché non si può non fare così. Una preghiera di un cristiano non è mai una preghiera, si dice, no? Quella è una preghiera privata, sta pregando per conto suo. Sì, privato nel senso che sta pregando per conto suo, ma quella non è una preghiera che rimane tra lui e Dio, mai. Dice un'Ave Maria, prega per noi peccatori, chi è quel noi? Se stai da solo, chi è quel noi?
Non è che nostro Signore ci insegna le preghiere, noi diciamo le preghiere così a vanvera. Vabbè, se dico io, dico noi la stessa cosa, no? Cioè, è plurale maiestatis, ma anche no. Tu che ci pensi o non ci pensi, che lo sappia o non lo sappia, che ci fai attenzione o non ci fai attenzione, quello che vuoi, se tu dici un'Ave Maria, tu stai pregando per tutto il corpo mistico di Cristo. Punto. Stessa cosa vale per il Padre nostro. Perché? Perché le petizioni di queste preghiere sono rivolte al plurale. Non avete idea delle cretinate che sono state dette negli anni addietro, ma qualcuno la dice pure adesso, sulla questione delle cosiddette messe private. Ah, ma che senso c'ha celebrare la messa privata, che ti metti a celebrare la messa da solo davanti al muro? Io sto di orecchie mie, ti metti a celebrare la messa davanti al muro? Dice, poi che la celebra fa da solo? Dove sta l'assemblea? La messa è per l'assemblea. Assemblea concelebrante, addirittura dice qualcuno. Addirittura codice assemblea celebrante. Se l'assemblea fosse celebrante, queste sono le sciocchezze che dicono adesso in giro, veramente se uno celebrasse adesso un prete, celebra da solo, che celebra fa? Quindi vorremmo dire, perché poi questi qui fanno un po' ridere, perché prima sparano, si sciacquano la bocca di queste cose qui, però dopo, quando uno dice una cosa del genere, deve essere conseguenziale. Allora, tu mi devi dire che se io celebro la messa da solo un giorno, dato che non c'è l'assemblea celebrante, che cosa ho fatto io? Ho consacrato, non ho consacrato, l'ho offerto sul sacrificio di Cristo oppure no? La verità, figlioli miei cari, è che un sacerdote non celebra mai la messa privata. Nel senso che so io il nostro Signore e questo rimane fra me e Lui. No, la tua devozione personale forse, perché se uno sta in messa privata, è Lui, il Padre Eterno, quindi la cioè, può pure mettere 4 ore a celebrare la messa. Chi la guasta? Ok. Ma quella non è privata nel senso che rimane tra Lui, cioè, capite? Perché una messa celebrata, anche dal più sparuto prete dell'ultima parte del non si sa quale pizzo estremo del pianeta Terra, ridonda a beneficio di tutta la Chiesa. Non è la stessa cosa fare un rosario in più o un rosario in meno. Dice, beh, ne faccio uno anziché tre. È la stessa cosa? No, non è la stessa cosa. Perché sono 100 Ave Maria in meno e 10 Padre nostro in meno e 10 Gloria al Padre in meno. Punto. Il fatto che i sacerdoti siano diminuiti, il fatto che molti sacerdoti non celebrino tutti i giorni, il fatto che adesso dilagano purtroppo, per quanto mi riguarda, le concelebrazioni, è un danno oggettivo fatto alla Chiesa militante e purgante. Perché sono ingenti, diciamo così, dosi di grazia che non arrivano. E ingenti suffragi che non arrivano. Quindi, è questo per la teologia del mistico corpo di Cristo, per il principio della comunione dei santi. Ripeto, se dovessi andare dentro un eremo, e quindi dentro un eremo è chiaro che celebra la messa tutti i giorni da solo, anche se non ho intenzioni, quella messa giova al bene di tutta la Chiesa. Chiaramente se l'ho celebrata come Dio comanda. Però anche se uno stessi in grazia, faccio peccato mortale a celebrarla, ma agli altri giova.
fondamentale comprendere bene questi principi, amici cari. Questo mi sto soffermando un po'. Riprendo la lettura. La comunione dei beni viene spesso illustrata nella Sacra Scrittura con l'appropriata similitudine delle membra del corpo umano. Nel corpo vi sono molte membra, che tuttavia formano un solo corpo, nel quale ciascuno compie l'ufficio proprio, non tutti il medesimo. Dette membra non hanno uguale dignità, né compiono funzioni ugualmente utili e decorose, ciascuna bada non al comodo proprio, ma all'utilità di tutto il corpo. E sono congiunte così bene tra loro che se ne duole una, soffrono anche le altre per una certa affinità e consenso di natura, mentre se gode, provano anche le altre membra un senso di benessere. Il medesimo si verifica nella Chiesa. Anche lei vi sono membra diverse, cioè le varie nazioni di giudei e di gentili, liberi e schiavi, poveri e ricchi. Ma una volta ricevuto il battesimo, diventano un solo corpo, con Cristo per capo. Punto. Inoltre, a ognuno nella Chiesa è assegnato un ufficio. Alcuni sono apostoli, altri dottori, costituiti tali per la pubblica utilità. Ad altri spetta di governare e insegnare, ad altri l'obbedire e essere soggetti. La teologia del mistico corpo di Cristo consente, figlioli miei cari, di comprendere bene un altro aspetto chiave del mistero della Chiesa. Cioè, immaginate se in un corpo un piede volesse dire: no, io non voglio fare il piede, io voglio essere orecchia. Perché insomma, guarda che capisci un sacco di cose, senti. Ma che discorso è? Lo so, ma il piede non è un posto molto molto nobile. Ho capito. Ma se non abbiamo due piedi, non camminiamo, Non è un problema da nulla. Se ce n'ho uno solo, non cammino mica, Mi devo prendere qualche cosa, il deambulatore, le stampelle, qualcosa. Perché con un piede solo non si cammina. Io personalmente sono anni che lo dico, Sono anni che lo dico. Noi siamo in tempi di caos e di disordine totale. E nella Chiesa questa cosa c'è e io non ho paura di dirla. Sono anni che lo dico, perché a mio avviso è un dato oggettivo e incontrovertibile. Nella Chiesa adesso non c'è più ordine, perché ci sono, guardate, i preti che giocano a fare i laici che giocano a fare i preti. I religiosi che giocano a fare i mondani e certi mondani, cioè gente che è laica e dovrebbe santificarsi facendo il laico, che gioca a fare la monaca mancata o il frate mancato o il prete mancato. Caos totale. Caos totale. Nelle famiglie, caos totale. I figli che danno ordine ai genitori. No? L'angelo del focolare, cioè le donne. La cara Costanza Miriano, che santa donna, scrisse un grande libro. Non per tutti. Sposati e sia sottomessa, e sii sottomessa. Successo il finimondo. Sposati e sii sottomessa. Ma che è sta roba? Nella volontà divina, ognuno sta al posto proprio. E non c'è senso dire meglio, peggio, brutto, bello, cioè deve essere il tuo. Io quando parlo con i ragazzi, con i giovani, che dicono: ma io sto in discernimento vocazionale, dico: guarda, tu devi stare attento a una cosa, se ti interessa, chiedi al Signore che ti faccia capire qual è il posto tuo.
non è che devi diventare prete per forza, o che devono essere tutti preti, assolutamente, se fossero tutti altri preti finisce la razza umana. Devi trovare il tuo posto nella Chiesa, come diceva Santa Teresa di Gesù Bambino, trova il tuo posto. E una volta che trovi il tuo posto, stai al tuo posto. A ognuno nella Chiesa è assegnato il suo ufficio. E ognuno deve stare al posto proprio. Quali membri della Chiesa godono dei suoi beni spirituali? Ma mi sono fermato su questo punto, mi sarebbe ancora da parlare molto. Coloro che vivono una vita cristiana nella carità godono tanti e preziosi doni e benefici divini e sono giusti e cari a Dio. Mentre le membra morte, cioè gli uomini peccatori lontani dalla grazia di Dio, pur non venendo privati del beneficio di essere membro del corpo della Chiesa, non percepiscono, perché morti, quel frutto spirituale di cui godono gli uomini giusti e pii. Nondimeno, restando sempre nella Chiesa, vengono aiutati da coloro che vivono secondo lo Spirito, perché possano recuperare la grazia e la vita perduta, cogliendo quei frutti di cui restano privi coloro che sono del tutto separati dalla Chiesa. Ecco, quindi qui c'è una componente essenziale. È vero che anche i peccatori, pur essendo peccatori, sono dentro la Chiesa. Non è che il peccato ti recide dalla Chiesa. Non il peccato, l'eresia ti recide dalla Chiesa. Questa è un'altra cosa. È un peccato ben preciso. Però i doni grandi e preziosi e i benefici divini sono goduti da chi? Da quelli che vivono una vita cristiana degna di questo nome. I peccatori hanno in potenza la possibilità di godere di queste cose se si convertono, e si convertono anche per le opere giuste e sante e per le preghiere degli uomini pii. Ecco, però di per sé le membra della Chiesa si intendono principalmente le membra vive. Vedete qui la differenza che fa tra vivi e morti? Il libro dell'Apocalisse, no? Ti si crede vivo e invece sei morto. Chi sono i morti? Non i cadaveri nel corpo, ma sono i cadaveri nell'anima, quindi sono quelli che, pur facendo parte formalmente della Chiesa, però non vivono in grazia, vivono in peccato. E sono membra morte. E sono comuni non soltanto quei doni che rendono gli uomini cari a Dio e giusti, ma anche le grazie cosiddette gratis date. Oh, qui ne farò un altro esempio. Tra cui si annoverano la scienza, la profezia, il dono delle lingue, dei miracoli e simili. Beni che sono concessi anche ai cattivi, per motivo non di utilità privata ma pubblica, a edificazione della Chiesa. Qui viene proprio riportata la dottrina di San Tommaso d'Aquino. Cioè, le grazie gratis date, a differenza di quella più importante, che è la gratia gratum facens, per chi volesse approfondire, qui c'è I principi della vita morale, le virtù cristiane, il mio libretto, l'ultimo al momento tra quelli pubblicati. Le grazie gratis date, appunto la profezia, la scienza, il dono dei miracoli, il dono delle lingue, che se oggi sono poco frequenti, un tempo erano di più, non sono, cioè non è che se tu sei un profeta sei più santo, no? Tu sei un profeta perché attraverso le tue profezie altri potranno santificarsi, se le accolgono. E quindi, mentre una persona che sta in peccato la grazia santificante al momento non ce l'ha,
Una grazia gratum facens, anche se è raro che sia concessa a un peccatore, potrebbe anche avercela. D'altronde, noi abbiamo il presidente Giuda Scariota, che durante la vita pubblica, come sappiamo, di Gesù, fu mandato, come gli altri apostoli, a predicare, a fare miracoli, a guarire i malati. E certamente l'ha fatto. Eppure spesso e volentieri l'apostolo Fedifrago in grazia non ci stava. Questo è evidente. Infatti, spiega qui il catechismo, la virtù delle guarigioni, per esempio, è concessa non a beneficio di chi la possiede, ma perché è malato. Cioè, se io impongo le mani a qualcuno e quello guarisce, è meglio questa cosa che... Cioè, io faccio soltanto la fatica di imporre le mani, ma non è che questo è un beneficio che ridonda su di me, ridonda sul malato. E quindi se anche io fossi un peccatore, che gliene importa al nostro Signore? Dello strumento. Tanto questo deve raggiungere il malato. Ripeto, ordinariamente non funziona così. Però potrebbe anche funzionare colà. Infatti, la virtù ok. Del resto, l'individuo veramente cristiano nulla possiede di così strettamente suo che non lo debba ritenere in comune con gli altri. Quindi, deve essere pronto a sollevare la miseria dei poveri, essendo chiaro che non possiede la carità di Dio chi, fornito di sostanze, non aiuta il fratello che vede nel bisogno. E qui c'è una citazione della prima lettera di San Giovanni Apostolo. Così stando le cose, è evidente che quelli quali vivono in questa santa comunione sono in certo modo felici e possono a buon diritto esclamare: quanto sono amabili le tue tende, Signore degli eserciti, l'anima mia sospira e sviene negli atri del Signore. E ancora, beati coloro che abitano nella tua casa, o Signore. Beati coloro che abitano nella tua casa. Ora, tutte queste cose che ci siamo visti, che ci siamo detti, l'articolo è finito, tra poco finisco anch'io, sono delle verità oggettive. Purtroppo, però, a livello fenomenologico, mi si perdoni la brutta parola, può succedere che non si abbia percezione di queste cose, ma di ben altro. Ora però, allontanarsi dalla Chiesa, lasciare la Chiesa, biasimare la Chiesa, dimenticando queste cose e semplicemente guardando la situazione contingente di un suo ministro, diciamo, ah, ma no, non è uno, sono tanti. E allora? E allora? Mi raccomando, a non lasciarci abbindolare. Si resta nella Chiesa, si ama la Chiesa, si vive la Chiesa perché ha le caratteristiche che abbiamo visto e che abbiamo studiato. Se qualcuno si comporta da indegno membro della Chiesa, da indegno ministro della Chiesa, eccetera, io prego per lui, perché capisco che sta sotto attacco satanico, altrimenti non farebbe quello che fa. Ma non per questo cesso di amare la Chiesa, cesso di vivere la Chiesa, di soffrire per la Chiesa. Ecco. Mi raccomando, siamo fieri di appartenere alla Chiesa, di frequentare la Chiesa, di vivere questa meravigliosa realtà che Gesù Cristo, Signore nostro, ci ha donato, ossia la Chiesa una santa, cattolica e apostolica.
Bene amici, ci vediamo se Dio vuole alla prossima puntata. Laudentur, Iesus est Maria, Dio vi benedica e la Santa Vergine vi protegga.